Amici, ben ritrovati a cielo aperto, un cordiale saluto da Claudio Ferri. Oggi parleremo di frutta, ce ne occuperemo a 360 gradi, parleremo di albicocche ma anche di ciliegie. Vediamo com'è l'annata, un'annata del tutto particolare anche nella qualità. Quest'anno sta andando peggio del previsto e per le albicocche si prevede un calo produttivo rispetto alla media di almeno il 50%. La conferma viene direttamente dai frutticoltori che hanno accertato sul campo la perdita di raccolto. Un'anticipazione del calo produttivo era stata data dai tecnici, ma non era certo prevedibile una tale flessione, nonostante un incremento delle superfici su scala nazionale. L'area complessivamente investita in questa drupa in Emilia-Romagna ammonta circa 10.000 ettari e assieme a Campania e Basilicata è la regione dove si è puntato maggiormente in questa coltura. Siamo nel pieno della raccolta delle albicocche, ci troviamo sulle colline imolesi, territorio da sempre vocato per questa coltura. Quest'anno è un'annata un po' particolare, la produzione sembra decisamente inferiore rispetto alla media, ma ne parliamo con un produttore. Maurizio Zanchini, buongiorno, come va? Allora, ho fatto una piccola anticipazione dicendo che comunque è un'annata rispetto alla media un po' più scarsa, la produzione è quindi minore. Ci racconti un po' come sta andando fin dall'inizio, anche perché le annate non sono più, sembra un luogo comune, ma in realtà qualcosa è cambiato. Partiamo dall'inizio di stagione. Il clima è cambiato, abbiamo avuto un inverno abbastanza mite, di conseguenza le gemme fiorali non hanno avuto le ore sufficienti per la maturazione, i fiori c'erano ma non erano preparati a dovere e di conseguenza per vari motivi dovuti anche a una primavera piovosa l'impollinazione è stata un po' scarsa, insufficiente, quindi abbiamo un calo di produzione a livello di quasi tutte le varietà. Quindi questo significa che si può parlare di tutta l'Emilia-Romagna, tu ti sei così rapportato un po' con i tuoi colleghi, un po' della Romagna e pare che comunque sia un fenomeno generalizzato. Sì, in Emilia-Romagna si pensa che ci sia un calo di un 30, 40, anche 50% di produzione dovuto a questo andamento climatico diverso, anomalo dagli anni precedenti. Forse anche dovuto a nuove varietà che stanno prendendo posto delle vecchie varietà che erano più rustiche, più resistenti e così via. Ecco, parliamo di questo. Cioè, quali erano le vecchie varietà che poi sono state sostituite da quelle? Ne vedo una in mano che è veramente bella anche. Che è un colore stupendo, sembra quasi un piccolo mandarino. Questa come si chiama? Questa si chiama Pincott, sostituisce quelle vecchie varietà con caratteristiche zuccherine meno importanti. Questa è una varietà che ha circa 12-13 gradi Brix, che è il tenore zuccherino, che è un tenore molto elevato rispetto a varietà che c'erano prima, che ne avevano 8-10. Quindi il consumatore va a mangiare un frutto più sorbevole, più colorato e anche più buono. La campagna è partita all'incirca verso il 20 maggio con le primizie e si va avanti fino a quando con la raccolta, con il distacco delle albicocche? Attualmente con delle nuove varietà che vengono dall'estero arriviamo anche ai primi di agosto a avere delle varietà produttive ai primi di agosto che vengono poi commercializzate tutto il mese d'agosto, anche l'inizio di settembre. La tua è un'azienda che è un'impostazione frutticola e le albicocche sono quelle che diciamo sono il settore trainante. Ecco, quanti ettari complessivamente hai di questo frutto? Circa 12 ettari di albicocche e poi sono variato in peschi, vigneto, eccetera. Però diciamo che fino ad agosto, come tu prima anticipavi, sei impegnato anche con le albicocche. Diciamo che è sempre stato forse il mio cavallo da battaglia perché fino agli ultimi anni è sempre stato quello che mi ha dato più reddito, quello che mi ha permesso di sopravvivere e tirare avanti. Ecco. È più difficile negli ultimi anni, in termini proprio agronomici, con queste nuove varietà che mi dicevi sono meno rustiche, è più difficile fare ottenere un prodotto di qualità come quello che quest'anno sembra che ci sia? Sì, la gestione è più difficile, il clima cambia e di conseguenza è anche più difficile sotto l'aspetto fitosanitario e siamo più aggrediti anche dagli insetti perché tropicalizzandoci ci sono nuovi insetti a cui non siamo preparati, che sono difficili da contrastare e così via. Ecco. Da sempre questa è una zona quindi vocata per albicocche, colline, temperatura che
a parte il fatto che l'inverno è diventato più mite, però insomma è predisposto per questa coltura. Noi vediamo che qua hai raccolto già una serie di casse. Che destinazione avranno queste albicocche, Maurizio? Queste verranno lavorate, portate sul mercato e vendute alle botteghe, che poi andrà al consumatore finale dopo, e così via, o bottega o grande distribuzione. Come prezzi, come stiamo andando? Quest'anno ce ne sono meno, quindi in proporzione ci sarà anche un riconoscimento maggiore per il prodotto? Sì, diciamo che nonostante ci sia un calo circa del 40-50% del prodotto, il prezzo sarà leggermente superiore agli anni precedenti, però non andremo a coprire lo stesso il mancato prodotto con quei 20-30% in più che andremo a prendere, ecco. Qual è il carico ottimale, diciamo, della pianta per avere, diciamo, un giusto equilibrio? Quindi quantità, qualità e anche una giusta remunerazione del prodotto. Ma diciamo che una produzione media di 200 quintali ettaro, noi per coprire i costi di produzione dobbiamo essere nell'ordine dei 70 centesimi, 70-80 centesimi. Ma siccome quest'anno abbiamo circa una produzione che sarà sull'ordine dei 100 quintali ettaro, andremo a prendere circa 80 o 90 centesimi o massimo un euro, quindi se noi andiamo a calcolare arriveremo dai 9-10 mila euro contro i 14 mila che dovremo prendere per coprire i costi di produzione, di lavorazione, eccetera eccetera. Secondo la tua percezione, la competizione c'è a livello nazionale, perché abbiamo comunque le regioni del sud che sono forti competitrici, ma abbiamo anche il bacino del Mediterraneo che di fatto è quello che con noi produce tante altre varietà di frutta, non solo albicocca. Secondo te, quali sono, diciamo, i più agguerriti, quelli che possono dare fastidio, fra virgolette, ai produttori italiani? Allora, forse fastidio, noi abbiamo come concorrenza gli spagnoli e i francesi. Diciamo che i francesi hanno una qualità superiore o uguale alla nostra, mentre gli spagnoli hanno non forse una qualità superiore, diciamo che stanno innovando anche loro, stanno cambiando le varietà, e di conseguenza loro sono più competitivi forse nella grande distribuzione, nella produzione di massa, gli spagnoli. I francesi lavorano un po' più sulla qualità. Secondo me noi dobbiamo puntare sull'innovazione e migliorare sulla qualità. Però sì, diciamo che se dobbiamo competere con gli spagnoli difficilmente sulla quantità possiamo competere, ma sulla qualità con i francesi possiamo riuscirci. E qua insomma probabilmente non ci batte nessuno. Sì. Maurizio, un'ultima domanda. Tu che hai questa peculiarità, questa specializzazione, nei prossimi anni secondo te quali saranno le varietà che possono soddisfare il mercato e quindi anche gli agricoltori? Ma secondo me le varietà colorate e dolci. Perché il consumatore, quando va a spendere, cioè la massaia che va a spendere 3-4 euro di un chilo di albicocche, ha bisogno di avere un frutto buono, gustoso e anche bello, perché bisogna anche accontentare l'occhio, perché è tutto un insieme di cose, ecco. Maurizio, bene, noi ti salutiamo, ti ringraziamo, ci hai fatto capire un pochettino questo, il mondo dell'albicocca. Restiamo in tema di frutta, noi ci spostiamo nel bolognese perché parleremo di ciliegie e vedremo qual è la situazione di un insetto che da alcuni anni sta preoccupando appunto i produttori, è la Drosophila suzuki, un moscerino, e ne parliamo con degli esperti per capire se quest'anno è ancora così aggressiva come gli scorsi anni. Sono con Stefano Caruso del Consorzio Fitosanitario di Modena, mi trovo Crespellano, nelle prime colline di Bologna, e con lui facciamo un aggiornamento sulla situazione Drosophila suzuki, quel moscerino fastidioso che da alcuni anni preoccupa gli agricoltori. Ce ne siamo già occupati nel corso della nostra trasmissione, facciamo un aggiornamento con lui perché ci sono delle novità. Sì, dunque diciamo che dopo un inizio preoccupante, come abbiamo già comunicato nel precedente servizio, la situazione si è
sommato abbastanza tranquillizzata. Possiamo dire che la generazione svernante ha creato alcuni problemi sulle varietà molto precoci. Dopodiché, dai dati risultati del monitoraggio e dai controlli sui frutti, stiamo osservando una riduzione del volo e una praticamente assente presenza di ovodeposizioni nuove. Questo significa, insomma, che c'è più tranquillità da parte dei produttori, che questo insetto non vada a deprezzare ulteriormente, come è successo negli anni scorsi, il frutto rosso? Sì, sicuramente, ecco, dopo questa, come dicevo, dopo questa prima inizio un po' preoccupante, la situazione si è tranquillizzata e quindi anche gli agricoltori piano piano stanno prendendo coscienza della situazione. Più favorevole rispetto all'anno scorso e gradualmente stanno accorgendo anche durante la raccolta che non hanno problemi e quindi anche in generale la difesa fitosanitaria comunque, che è stata consigliata dall'inizio, si è allentata e piano piano quest'anno la situazione sta rientrando nella normalità e questo anche grazie poi all'attività che stiamo facendo settimanalmente nell'area reale di produzione della vignolese. Un'attività che vediamo adesso alle nostre spalle, che sta facendo il suo collega Giacomo Vaccari, sempre del consorzio fitosanitario, che sta posizionando, insomma, dei barattoli che io ovviamente non so di che cosa si tratta, che cosa sono esattamente? Sono le trappole alimentari innescate con attrattivi appunto alimentari che possono essere di sintesi oppure essere miscele di aceto, sostanzialmente di vino e zuccheri, che servono proprio per la cattura e il monitoraggio di Drosophila suzuki. E ci dice questo monitoraggio la presenza, insomma, di questo insetto? Sì, esatto, il monitoraggio, le trappole impiegate nel monitoraggio ci dicono la presenza. Poi queste trappole possono essere usate anche come difesa, ci sono ad esempio la tecnica della cattura massale che serve appunto per catturare il maggior numero possibile di insetti in modo da abbassare la popolazione. Stefano, possiamo fare una previsione, diciamo, andare alla fine dell'anno riguardo a questa malattia? Insomma, ci saranno sviluppi ulteriori oppure, insomma, possono dormire sonni tranquilli i nostri produttori? Ma diciamo che siamo a circa due settimane dalla fine della raccolta, insomma, siamo leggermente in anticipo, si è un po' accorciata e quindi l'andamento adesso, attualmente l'andamento climatico è sfavorevole, quindi abbiamo temperature elevate, poca pioggia, quindi siamo abbastanza ottimisti, però è chiaro che dovremmo comunque seguire settimanalmente l'andamento delle catture, l'andamento climatico e via via aggiornare gli agricoltori con i nostri bollettini sulla situazione, che appunto può evolvere anche da un momento all'altro, quindi meglio non mantenere alta l'attenzione ma in maniera ottimistica rispetto all'anno scorso. Grazie Caruso e Vaccari, noi torniamo in Romagna, torniamo nell'Imolese, ci occupiamo adesso di kiwi. Si è appena conclusa la campagna di commercializzazione del kiwi nazionale, ma i produttori guardano con attenzione la produzione 2015. Incombe sempre lo spettro di una batteriosi, chiamata PSA, che da alcuni anni sta divorando migliaia di piante, costringendo i produttori ad estirpi che, oltre ad essere onerosi, determinano perdite di produzione e quindi di reddito. In Emilia-Romagna, che conta circa 4.000 ettari, la malattia è comparsa nel 2009 e da quel momento si è rapidamente diffusa in modo preoccupante. L'Italia, dopo la Cina, si conferma la principale produttrice a livello mondiale e la produzione è concentrata in quattro regioni, nel Lazio, che detiene circa il 30% dell'offerta, in Piemonte, Emilia-Romagna e Veneto. Mi trovo a Borgo Tossignano, con me Samuele Bertuzzi, questo è il suo
la sua coltivazione di kiwi. Parliamo anche di questo frutto, un frutto che ormai diciamo ha raggiunto, per quel che riguarda la campagna di commercializzazione del 2014, è arrivata al termine, gli ultimi kiwi si sono commercializzati in questi giorni, adesso parte diciamo la campagna in controstagione, arriveranno quindi i kiwi dalla Nuova Zelanda, dall'altro emisfero, ma insomma noi vogliamo parlare di quelli che sono adesso in campo. Allora, siamo agli inizi, è già possibile fare un'anticipazione di annata, anche in considerazione del fatto che questo frutto da alcuni anni insomma è attaccato da una fitopatia che insomma compromette seriamente le piante? Sì, sì, è già possibile fare un primo bilancio di quella che può essere la produzione del 2015, insomma. Al momento quello che si riesce a vedere è una produzione a livello di numero di frutti leggermente più scarsa di quella dell'anno scorso. Parliamo percentuali minime, comunque un 10-15% in meno rispetto a quello che si vedeva l'anno scorso, perché comunque il numero di frutti per germoglio è leggermente inferiore. Parliamo di 4-5 frutti per germoglio, non di più. Però comunque quello che si vede già quest'anno è un'impollinazione molto buona, perché il frutto è già allungato, non è tozzo, e quindi questo è molto importante per quello che riguarda lo sviluppo poi successivo del frutto, ecco. In un'annata, diciamo nella media, sì, quanti quintali per ettaro si possono ottenere? Allora, mediamente un impianto nel suo ciclo di vita, calcoliamo, l'impianto di kiwi è abbastanza longeva, però calcoliamo quei 13-14 anni, più di una media di 250-300 quintali per ettaro non si riescono più a fare. E quindi, e poi è una pianta, diciamolo, che insomma ha la necessità di essere sempre continuamente irrigata, perché sì, ha bisogno di tanta acqua. Sì, è una pianta che viene dalla Cina, e quindi è una pianta tra l'altro parassita, perché è una pianta rampicante e viene da dei climi dove piove praticamente tutti i giorni. Quindi lei ha bisogno di essere irrigata anche due volte al giorno e sostenuta comunque anche a livello di concimazione e quant'altro, ecco. Il kiwi si distingue in due, diciamo, varietà, quello verde e quello giallo. Sì. Qui stiamo parlando di quello verde o quello giallo? Sì, Hayward, quello verde, sì. Quello giallo sta prendendo piede? Sì, quello giallo sta prendendo piede. Ci sono due varietà, diciamo, principali, no? La prima è stata quella introdotta in Nuova Zelanda, quella che conoscono tutti come kiwi Zespri, ma in realtà Zespri poi è un marchio commerciale. La varietà si chiama Hort 16A, che però adesso è sostituita da un'altra varietà di giallo, perché l'Hort 16A era particolarmente sensibile al PSA e quindi gli impianti sono praticamente finiti. E quindi a questo punto insomma la malattia ha determinato anche, esatto, la scelta dei produttori. Sì. In questi casi, quindi con il problema di questa malattia che di fatto fa essiccare la pianta, come si comportano e qual è il, diciamo, il meccanismo di difesa per un produttore? Non è semplice, perché oggi medicine non esistono. Perciò nel momento in cui c'è la presenza del PSA in campo bisogna imparare a conviverci. Perciò è fondamentale la profilassi, perciò togliere i rami che si vedono, che manifestano i sintomi della malattia, quindi esudato, disseccamenti, necrosi nei fiori, nelle foglie, fondamentale. E profilassi attraverso l'utilizzo di rame, trattamenti in prevenzione con rame, questo è fondamentale. Poi fondamentale è il materiale vivaistico nel momento in cui si fa un nuovo impianto. Che deve essere sano in partenza, però diciamo che una prevenzione specifica per questa malattia ancora non esiste, insomma. No, diciamo la cura non c'è, si fa solo interventi per conviverci e cercare di limitarle il più possibile. Ecco, ancora abbiamo detto ancora presto per fare insomma così dare una esatta determinazione dell'annata, però sì, insomma si può dire grandi linee che sarà un'annata nella media se non succedono, sì, disastri particolari. No. Diciamo che probabilmente la previsione di produzione è molto simile a quella dell'anno scorso, perché quest'anno è ritornata a farsi sentire la batteriosi sugli impianti. Perciò l'incidenza della malattia è aumentata rispetto all'anno scorso. Ci sono nuovi impianti entrati in produzione, ma essendoci anche la PSA, diversi abbattimenti. Perciò più o meno dovremmo girare attorno ai quintali dell'anno scorso, quei 4 milioni e mezzo a livello nazionale, insomma, di quintali. È di questi giorni la presentazione del programma regionale di sviluppo 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna, che prevede numerose misure a supporto dell'agricoltura regionale.
Obiettivo del nuovo piano è il settore primario come volano di uno sviluppo di qualità e sostenibilità per un intero territorio. Competitività, ambiente, giovani e lavoro, banda larga e ultralarga, sviluppo dei territori di montagna e delle zone rurali più fragili, i punti sui quali si vuole concentrare l'attenzione maggiore. Tra le priorità, il provvedimento pone come decisivo il piano di insediamento dei giovani in agricoltura, attraverso l'elargizione di un premio da utilizzare integralmente per lo sviluppo della propria azienda. Di questo particolare aspetto si è occupata la CIE in un convegno a Imola, dove ha spiegato nei dettagli le opportunità per gli under 40. Protagonisti dell'agricoltura ai giovani, quindi quali sono le opportunità che vengono offerte a questi under 40? La regione Emilia-Romagna partirà prestissimo, entro il mese di giugno, con due bandi aperti a favore dei giovani. Sono i primi bandi che si aprono nell'ambito dei finanziamenti alle imprese e sono dedicati ai giovani. E sono relativi al premio di primo insediamento, che ormai è un intervento storico dell'Unione Europea, che quindi continua perché crede in questa politica. L'altro è relativamente al finanziamento degli investimenti legati all'insediamento del primo insediamento. Quindi sono due misure abbinate o abbinabili nell'ambito della stessa impresa a favore uno dell'imprenditore e uno relativamente agli investimenti che questo imprenditore esegue. Si esplicano entrambi con un contributo in conto capitale. Per quanto riguarda il premio di primo insediamento, noi avevamo una realtà nella vecchia programmazione che si fermava a 40.000 euro. Con la nuova programmazione, che parte con questo primo bando, passeremo a 50.000 euro come contributo per le zone svantaggiate, cioè quelle della montagna sostanzialmente, dove c'è bisogno di un maggiore aiuto a favore di chi si insedia, e di 30.000 euro invece per tutte le altre zone. Per quanto riguarda gli investimenti, invece parliamo di un contributo in conto capitale sugli investimenti del 50%. Secondo la vostra percezione, quanti giovani aderiranno a queste proposte che insomma sono interessanti sotto il profilo economico e quindi dovrebbero servire da stimolo per il ritorno all'agricoltura? Quanti? È difficile dirlo, però possiamo dire che nella storia di questa iniziativa in pratica nessuna richiesta da parte di giovani è mai stata disattesa, salvo che naturalmente avesse le condizioni di accesso favorevoli. Per cui la Regione si è sempre adoperata ed è sempre riuscita a soddisfare l'intera richiesta presentata dai giovani. Con la nuova programmazione noi ragioniamo che comunque, per quanto riguarda il territorio di nostra competenza, dovremmo essere sull'ordine di alcune decine di aziende, che sono ormai un dato consolidato, insomma, per ogni programmazione sono quelle 30-40 aziende nuove che si insediano e vanno a sostituire quelle che invece che si chiudono, che comunque sono sempre molto di più in verità. Ci sono dei termini entro cui occorre accedere a questi bandi? Sì, dall'insediamento, e per insediamento si intende l'apertura della partita IVA oppure l'atto col quale un giovane si inserisce in una società già esistente, dall'insediamento c'è un anno di tempo per presentare il proprio progetto di finanziamento per l'insediamento giovani con il piano di sviluppo aziendale che è previsto obbligatorio, in cui l'imprenditore deve descrivere quali sono i suoi obiettivi, che obiettivi si dà, insomma, quali sono le sue intenzioni di investimento e come pensa di migliorare il proprio reddito. Sulla base di questo gli viene riconosciuto questo contributo in conto capitale per l'insediamento giovani. Bene, siamo giunti al termine di questa puntata, vi ringrazio come sempre per la vostra attenzione e vi do appuntamento alla prossima settimana. Chi avesse perso questa trasmissione può sempre andare sul sito celoaperto.com o seguirci sulla pagina Facebook. Arrivederci!